ritorniamo sulla questione decreti incendi e le polemiche che qualche vigile del fuoco, in particolare qualche discontinuo, ha fatto sotto il post con la diretta dal Senato dell'altro giorno. Ci sono rimasto un po' male, ma me l'aspettavo, perché purtroppo ci sono sempre quelli che maliziosamente riportano le cose come non sono nella realtà, andando anche a manipolarle e a fare apparire le cose come non sono. Basterebbe semplicemente ascoltare tutto l'intervento per accorgersi che quanto dissi l'altro giorno in Senato non è nient'altro che purtroppo una verità, e soprattutto una verità che fa male a chi ci tiene i vigili del fuoco. Rimettiamo le cose in ordine. In quell'intervento dissi che nel momento in cui ci si trova di fronte a degli incendi appiccati bisogna avere la mano molto dura, e nel momento in cui ci si trova di fronte ad incendi appiccati, magari da chi veste una divisa, da un vigile del fuoco o da un tutore dello Stato, chiunque abbia una divisa addosso, lì bisogna essere ancora più duri, perché a questo punto è chiaro che viene meno anche la fiducia che la gente ha nella divisa che indossano i servitori dello Stato. E purtroppo in questo senso ci sono delle mele marce. Ho fatto riferimento anche a situazioni che sono accadute, articoli di stampa purtroppo ne abbiamo trovati e ce ne sono anche sull'estate di quest'anno. Ma per dire che cosa? Che le mele marce vanno tolte dal cesto, perché non bisogna fare in modo che queste vadano a compromettere la credibilità di tutti. Non condividere un'opinione del genere lo trovo quantomeno bizzarro, salvo che non ci sia malizia alle spalle, perché altrimenti non riesco proprio a capire. Chi è d'accordo affinché ci siano all'interno dei vigili del fuoco, piuttosto della polizia o dei carabinieri, delle mele marce, o all'interno di qualsiasi istituzione, come anche per la politica? Nessuno, nessuno che non abbia buon senso e buona volontà. Quindi togliere le mele marce, dal paniere è semplicemente una cosa doverosa. Tacere queste cose quando si scoprono vuol dire essere complici. Quindi ripristiniamo i fatti, ho parlato di casi specifici e soprattutto per garantire l'onorabilità invece di chi ha degnamente veste una divisa. Seconda questione, non hanno detto evidentemente a queste persone che si sono scatenate nei commenti a quel video che casomai al sottoscritto bisognerebbe guardare e agli altri sottoscrittori dell'emendamento con rispetto e considerazione. Perché? Ma lo sapete, cari amici discontinui, che l'emendamento che ho presentato in Senato non riguardava solo l'ampliamento della durata della graduatoria a 250. L'emendamento è l'1.0.3, che è composto da due commi. Il comma A, che prevede l'ampliamento della graduatoria a 250, e il comma B, che prevedeva delle disposizioni specifiche per i discontinui, tra cui, e lo evidenziamo, l'ampliamento della quota riservata per le assunzioni straordinarie del 40% per i discontinui. Questa è la verità dei fatti. Dopodiché, che cosa è accaduto? Che su questo emendamento c'è stata una sorta, chiamiamola, di sabotaggio da parte, non chiamiamolo sabotaggio, siamo ottimisti, siamo positivi, chiamiamola un'opinione contraria da parte del governo, da parte del Ministero dell'Interno, segnatamente in aula a rappresentare il governo e il Ministero dell'Interno c'era il sottosegretario Sibilia. Hanno insistito perché questo 40% fosse tolto e allora è stata fatta una riformulazione ed è stato riproposto il 30%. Dopodiché avevo previsto nello stesso emendamento anche che ci fossero delle regole per porre fine ai, chiamiamoli, professionisti del certificato medico, a quelli che quando vengono chiamati per essere fatte le prove di selezione all'interno della graduatoria dei discontinui non si presentano e tutte le volte presentano un certificato medico, eccetera eccetera. Non dico nulla perché le considerazioni che potremmo fare rispetto a questi professionisti del certificato medico sono tante, dico solo che questo è un meccanismo che però rallenta l'assorbimento della graduatoria e certamente non consente a coloro che meriterebbero di diventare vigili del fuoco tra i discontinui di poterlo diventare velocemente. Tutto questo però non vi è stato raccontato, ma sta nei fatti. Quindi la questione è molto semplice. Tutti coloro che fanno bene il loro mestiere hanno il mio applauso e non possono che essere sostenuti, come abbiamo detto anche l'altro giorno in Senato al termine di quell'intervento. Per quanto riguarda i discontinui, nello specifico avevamo previsto che ci potessero essere delle soluzioni.
C'è un telefono che suona, aspettate un po'. Questo è il bello della diretta, ma fa parte anche questo, ecco, degli imprevisti che si riassorbono. Quindi, torniamo a noi. Cari discontinui, non fatevi usare, magari da qualcuno che in maniera maliziosa vi racconta una parte della verità. E soprattutto, quando dovete commentare qualche cosa, non fatevi trascinare in polemiche anche brutte e meschine come quelle che ho letto l'altro giorno. Approfondite i fatti, ascoltate un intero intervento, non solo una parte. Approfondite i fatti e andate a vedere i documenti che raccontano la verità, non verità parziali e riportate. E scoprirete nel caso specifico che tutto quanto è stato fatto nel decreto incendi prevedeva solo soluzioni utili per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'ampliamento di durata della graduatoria 250, altrimenti non ci sarebbe stata possibilità di assunzione delle forze che servono per il turnover. Soluzioni che avevamo previsto e proposto per dare anche spazio a un assorbimento più veloce della graduatoria discontinui, a cui però si è opposto il governo, il sottosegretario Siviglia, magari gli stessi che poi mi dicono di venire ad insultare e a commentare sotto i post che faccio. E soprattutto avevamo inserito anche regole che consentissero ai vigili del fuoco discontinui che sono in graduatoria di poter andare a fare le prove in maniera seria, in maniera selettiva, impedendo che qualche, ripeto, professionista del certificato medico possa continuare a tenere in ostaggio quell'intera graduatoria. A fronte di questo non posso che dare un grande abbraccio, un saluto e chiaramente viva i vigili del fuoco.